Naturalmente aspetterò che vi connettete perché oggi è una diretta bella tosta, è una diretta bella pesante, è una diretta, come mi piace definirla a me, da veri romanisti, ragazzi. Oggi diciamo tutto: calciomercato, assenze, infortuni vari, ragazzi. Oggi diciamo tutto, vi dico la verità. Quindi occhio, dovete stare sul pezzo come sto sul pezzo io. Veramente questa sarà una grande diretta, ragazzi, ve lo anticipo subito, ve l'annuncio subito. Stiamo entrando in un momento caldissimo, caldissimo della stagione. Vi farò i nomi di tutti gli assenti, ragazzi, vi farò i nomi di tutti gli assenti della Roma. Parleremo anche di molte situazioni di calciomercato, perché comunque sia, sapete, anche nelle dirette di questi giorni mi avete fatto delle domande, ok, di calciomercato. Quindi, naturalmente, ho trovato doveroso informarmi, ho trovato doveroso reperire più informazioni possibili su questo argomento. Quindi ragazzi, veramente vi invito proprio a stare sul pezzo che, insomma, ragazzi, oggi ci divertiamo, ragazzi, ve lo dico subito, oggi ci divertiamo, oggi sarà veramente una grande diretta, sarà una diretta incredibile, quindi non potete assolutamente mancare. Tra l'altro c'è un ospite molto speciale, ragazzi, molto speciale, quindi vedrete che vi farà divertire, ragazzi. Se seguite questa diretta oggi non ve ne pentirete. Notizie di calciomercato, bombe sugli assenti. Oggi stiamo veramente sul pezzo, ragazzi. Quindi, ripeto, ora mi sto informando per le ultime cose. Oh, ecco Di Michele, oggi ti dico subito che sarà una diretta scoppiettante, tanto calciomercato, tante notizie. E tante cose sugli assenti. Oggi veramente ci abbiamo da parlare molto perché insomma bisogna assolutamente stare sul pezzo e insomma entrare per forza nel tema caldo. Quindi davvero tutte le persone che ora avranno modo di connettersi, di entrare in linea, partecipate in massa. Roni, Paco, ora vi dirò i nomi di tutti gli assenti. Poi parleremo anche tanto di calciomercato, però ragazzi, oggi vi invito veramente a partecipare, oggi vi voglio belli cazzuti, belli partecipi perché sarà appunto una diretta importante perché per noi la partita col Verona è perfetto, perfetto, perfetto. Vi aspetto tutti in linea, ragazzi, dovete partecipare. Intanto oggi ci sarà un ospite che vedrete che apprezzerete tantissimo, ragazzi, perché è una tifosa della Roma vera. È una tifosa bella tosta, ragazzi. E oggi veramente sarà una grande diretta, grande diretta, grande diretta e vi divertirete. Vi divertirete alla grande proprio. Comunque, allora, io partirei subito a bomba, ragazzi. Partirei subito a bomba. Vi direi subito i nomi, ok? I nomi degli assenti, ragazzi, perché è un listone lunghissimo. Allora, gli assenti noti? Sì, non ti preoccupare, Federico. Ora dirò tutti gli assenti, ok? Ora ne parliamo, Federico. Allora, quando Mourinho comunque ha parlato di tutte le assenze che abbiamo, ok? Lui chiaramente ha un po' allargato il discorso, va bene? Andandoci a ficcare dentro anche Spinazzola, che però, sinceramente parlando, è un'assenza di lunga data. Quindi, grazie, ragazzi. Tanti commenti oggi, una diretta bomba. Vedo pure una chicca importante, ragazzi. Occhio, voglio che mi ascoltate bene. Dalle prossime settimane, ok? Io cercherò sempre di far intervenire ex giocatori e proverò anche a far intervenire dei giocatori che sono ancora in attività, ragazzi. Quindi veramente bollono in pentola cose veramente importanti, ragazzi. Mi dovete seguire, dovete rimanere sul pezzo perché già ho iniziato poi a documentarmi in maniera importante sul calciomercato. Quindi davvero mi aspetto veramente che. Voglio un feedback importante, vi voglio sul pezzo, ragazzi, vi voglio vivi, vi voglio romanisti veri come piace a me. Quindi,
Quindi ragazzi, insomma, mo affrontiamo tutte le tematiche, va bene? Sì, ora dico tutti gli assenti, ragazzi. Tanto prima di tutto do il benvenuto all'ospite del giorno. Sì, oggi dovete essere belli carichi, tanti commenti, perché questa è una bella diretta. Ci sta tanti temi, assenze, calciomercato, serve una Roma battagliera, quindi ragazzi, oggi dovete stare sul pezzo. Quindi ragazzi, tanto do il benvenuto al... Leva il volume, Ale, se no... Tolto. Perfetto, eccoci qua, ragazzi. Ciao ragazzi, salve e piacere a tutti. Ciao Andrea, grazie. Allora, stavamo entrando subito nel tema della partita, nel tema caldo, no? Perché è un po' una situazione disastrata. Tanto ti salutano già, benissimo. Grazie, ciao. Chiedono chi sono gli assenti. Ora parliamo di tutto, così poi entriamo a bomba nei vari temi. Poi mi avete chiesto pure tanto mercato, Cristante. Ma ne parliamo insieme, ragazzi. Affronteremo ogni tema. Però partiamo dagli assenti. Allora, a me gli assenti risultano essere che mi risulta che nel conteggio Mourinho abbia ficcato anche Spinazzola, anche se voglio dire è un'assenza di talmente lunga data. Poi vabbè, c'è pure quella del Shaarawy, purtroppo, che ci ha già dato forfè l'altra volta. Perché, ragazzi, parliamoci chiaramente, con queste situazioni un po' così difficili di Zaniolo, problematiche fisiche, Shaarawy avrebbe trovato tanto spazio, però non ci sta manco Shaarawy. Poi sappiamo che Mancini e Ibañez sono squalificati. Purtroppo poi, ragazzi, verrà a mancare anche Mkhitaryan, Muro, Dov, Carles Perez. Per quanto riguarda, vabbè, Boer, anche lui è fuori, però insomma, Rui Patricio sì, Rui Patricio gioca. Senti, ti volevo chiedere subito, Alessandra, io so che praticamente intanto le persone stanno salendo di connessione, quindi voglio entrare subito a bomba. Io so che praticamente tu non vuoi guardare sta difesa a 3 e probabilmente domenica finalmente torniamo a 4. Era ora, anche perché a te penso che ci dappertutto entrano. Non sono per niente soddisfatta, sono una grande tifosa, tu lo sai, però sono obiettiva e adesso è l'inizio, poi piano piano mi agito. Non sono una grandissima fan di Mancini, è un buon giocatore, ma non lo trovo questo grandissimo giocatore. Ho dei miei piccoli intoppi con Smalling, ma la difesa a tre non fa proprio parte di noi. Noi veniamo bucati come l'acqua. Allora, intanto per rispondere, intanto ti danno subito ragione perché dicono che Mancini sta fuori di testa ed effettivamente è proprio quello il problema, perché Non è uno così ha... Eh maturo. Potrebbe essere un ottimo giocatore, ma sì. è Perché un bambino. comunque sia, è un giocatore che fisicamente è molto forte, è forte di testa, c'ha pure grinta, però non ci sta con la testa, ragazzi, perché veramente si deconcentra. Io ho chiesto pareri anche a molti addetti ai lavori e veramente non riescono a capire. Esatto, come dice Federico, siamo fuori di testa, dai quello stipendio che sta girando effettivamente, perché questo ragazzo, io penso che i soldi uno se li debba guadagnare, no? Penso, Ale, a te non ti regalano niente, no? Come a me, come a nessuno. Io Penso che penso che se... se prendevo quei 3 milioni mangiavo l'erba, e tu lo sai che ho anche giocato, quindi la mangiavo l'erba. No, infatti scrivono prende un giallo a partita, perché ragazzi voglio dare molto spazio ai vostri commenti, quindi dovete stare veramente sul pezzo. Leggo pure Mancini in una Roma vincente può stare in panchina se è così tanto uomo spogliatoio. Nel senso, effettivamente c'è grande delusione, no? Un po' quello che stai dicendo tu, perché qua non si tratta di sparare a zero su un giocatore, si tratta un attimo di essere obiettivi, ok? E effettivamente questo giocatore, sta crescita, cioè non ce la sta avendo. Leggo tantissimi commenti, Mancini tocca venderlo a Rugby, sei i soldi che ce famo. Non lo so, Alessa, tu per completare il discorso, che Beh, cosa diciamo a ne pensi? parte che io non sparerei solo su Mancini, ma già questa cosa tu la sai. Io ad oggi sparerei su 8-9 persone della squadra, ma non perché non li ritengo buoni giocatori. Ecco, noi abbiamo buoni giocatori, ma se io vado in previsione di Roma-Verona, e tu sai che sono un'abbonata, tra l'altro, allo stadio, e con la squadra che noi abbiamo, siamo la società che ha speso di più d'estate, fra ingaggi, cartellini, acquisti, cioè noi ci troviamo a 4 punti sopra il Verona. È una cosa gravissima, gravissima per me. No, no, infatti,
Ragazzi, un conto è sostenere la Roma perché Alessandra ci va sempre allo stadio, veramente. Ma io sono un'abbonata. Cioè. Però, ragazzi, l'incazzatura ci deve stare perché non è possibile. Io, guarda, non vi svelo chi, però ho parlato fino a poco tempo fa con ex calciatore che ha appena smesso, ha detto veramente che, e lo vedrete pure prossimamente poi, la prossima settimana in una delle mie dirette, però ha detto veramente che è una cosa allucinante. Cioè, pensare che questa Roma, lui ha fatto degli esempi, intanto ti dicono che forse l'hanno vista allo stadio se sta indistinto, io questo non lo so. Allora, no, allora, io sono in Tevere, ma sull'ultima trasmissione, cioè l'ultima TGR Lazio, quando ci hanno accalcato a sorteggi, sì, io e mia cugina siamo state inquadrate bene bene, sì. Però era Tribuna Tevere. Tra l'altro se nota, Alessandra, non è che... No, c'è... oddio, no! No, dai, insomma. Ce ne stanno. Comunque, no, praticamente qua fanno un sacco di discorsi interessanti perché alla fine si parla un po' della politica dei rinnovi, perché per quanto Pellegrini sia un ottimo giocatore, comunque la Roma, secondo me, esagera sempre a dare questi stipendi. Io ti faccio esempi concreti, no? Perché tu sei una persona pure che ragiona in modo molto concreto. Cioè, non è possibile che noi, che comunque ancora dobbiamo dimostrare tutto, va bene? Vedi dei rinnovi, vedi che i giocatori nostri rinnovano, vanno a più di Skriniar, vanno a più di Milinkovic e Savic, mo al di là di uno come la penso, ovviamente da Lazio ci mancherebbe. Però, no, insomma, ragazzi, è una cosa... Di sport, di soldi, insomma, quella è un'altra cosa. Cioè, perché sti regali? Che poi alla fine li vai a pesare, no? Perché quando poi noi rompiamo le scatole a Diawara che se ne vuole andare... ragazzi, ma noi gli diamo stipendi che tutti vorrebbero che non se ne vanno, che non se ne andranno mai, ovviamente. Sì, il discorso è che alle volte la Roma è strana perché fa dei rinnovi veramente a delle cifre allucinanti e poi praticamente sul mercato, ragazzi. Però intanto io vorrei aprire un altro tema con Alessandra perché appunto ha menzionato Smalling e vedo che un amico qua dice Smalling gran giocatore, solo che giocando vicino a due seghe si è contagiato. Allora io dico a mia Alessandra, poi ti lascio ampio spazio per dire la tua. Allora, la mia unica perplessità, ti dico la verità, su Smalling, perché io poi devo anche fare i conti con la realtà, cioè vedere la Roma, no? A Roma, se dipendesse per me, dovrebbe comprare tutto nuovo in difesa, però, visto che non lo può fare da un punto di vista economico, non si può pensare a una cosa del genere, non è realistico. Io su Smalling non vado a sollevare problematiche tecniche, ti spiego anche perché, Alessà, così poi facciamo un contraddittorio. Perché comunque sia Smalling... Cioè, un giocatore di un'intelligenza incredibile, non ammoniscono mai. Io vedo Mancini che è stupido perché mena in modo grossolano e pia 8 ammonizioni. Vedo che Smalling non si fa quasi mai ammonire. Ma non si fa becca. Brava, come dovrebbe fare ogni difensore come Cristo comanda. E detto questo, cioè io Smalling, gli unici problemi che sollevo sono di natura fisica. Perché comunque sì, a noi negli occhi ci abbiamo tutti che l'ultima setta ha fatte. Ma inizio anno non ha saltato i 20. Io quindi su Smalling farei una valutazione d'altro tipo, ma lascio volentieri la parola a te. Allora, secondo me il saltarne verti all'inizio, a prescindere del discorso fisico, è stato molto più un discorso personale. Tu la sai come lo penso. Io lo reputo un buon difensore, che diventa un ottimo difensore, come vi diceva qualcuno che prima leggevo, vicino a dei bravi difensori. Smalling, io non sono convinta che è sereno di rimanere a Roma, che è tutta questa felicità. Quindi fa il suo dovere, perché è un professionista, perché è pagato, è intelligente nel saper giocare, tipo i vecchi Samuel, Candelà, insomma, t'ammazzavano, ma più di tanto, oddio, Samuel poi si faceva vedere. Però non lo vedo io non vedo questo trasporto per la Roma e io ho ancora questo calcio romantico. Tu quella maglia la devi, cioè te la devi attaccare, ci devi sputare il sangue, a parte per i soldi che prendi, a parte perché sei un professionista, ma devi sputare il sangue. E questo è un discorso un po' di Zego, no? Voleva venire, voleva andare, voleva tornare, cioè o dentro o fuori. Qua ti dicono una cosa molto interessante, perché ripeto, veramente lasciate tanti commenti, per ora stiamo a parlare di calcio, ma lasciatene anche tanti di calciomercato che notizie ce l'ho sempre. Però questa cosa che hanno scritto è interessante, ti va un po' a fotografare forse quello che stai a dire te. Smalling dopo 2 anni ancora non spiaccica una parola d'italiano come Karsdorp. Cioè io penso, ok, se tu praticamente ti vai in Serie A in contesto dove ti trovi effettivamente, cioè alla grandissima, no? Penso che non lo so, ti viene naturale, no? Ti viene naturale,
Poi se prendiamo Karsdorp, è un altro che secondo me è stato portato alle stelle le prime partite, ma a caso è una persona che non sa difendere, proprio bucano sempre là. Allora, davanti spinge un po' relativamente, deve incappare la giornata giusta, ma voi guardate Karsdorp in difesa, cioè lo buchi ovunque vuoi, le prime giornate giocate bene, non ottimali, da là è stato esaltato. Noi a Roma abbiamo questo grande vizio, siamo troppo tifosi e che va benissimo, però esaltiamo i giocatori con un non so che e non va bene perché loro si esaltano e si permettono poi, tra virgolette, di prenderci per culo, perché secondo me sono prese per culo. E se Mourinho, dopo un Sassuolo-Roma, tra virgolette, gli offende, io so per carote e bastoni. E un certo Capello, ma ad esempio vado fuori, che si permette di dire che Mourinho non deve offendere i giocatori, si dovrebbe ricordare un attimino perché è stato mandato via dall'Inghilterra. Lascia perdere che ha perso la Coppa in maniera, il Mondiale in maniera assurda. I giocatori erano terrorizzati dal suo comportamento. Quindi quello che fa Mourinho, secondo me, è correttissimo perché un allenatore, e io lo so, alla fine è quasi un padre in campo, un papà. Si prendono carezze, si prendono schiaffi, così si cresce. No, io guarda, io sono d'accordo. Intanto voglio rispondere ad alcuni commenti perché rimangono nel tema che stai trattando. Allora, Karsdorp è un giocatore che fisicamente a livello di corsa ci sta anche, ma quello che ha detto Ale è giustissimo. Karsdorp non sa difendere, ragazzi. Ah, guarda, Ale, io ti dico la verità: manca a me mi piace la difesa a 3. Quella persona con cui ho parlato poco fa mi ha detto che non si può guardare la difesa a 3, però io ti dico anche un'altra cosa: che gente come Karsdorp, se tu me lo metti in una difesa a 4, ok? Proprio per quello che stai a di te, attenzione, per quello che stai a di te, ma non solo, pure quell'inglese che abbiamo preso, ok? Non è che sappia difendere, quello nasce come un esterno alto di È un centrocampo. esterno, difatti gioca Ok? bene in avanti, benino. E allora, una difesa a 4, come fai a mettere queste Chi due ci persone a metti? destra? Bravo, non ce l'hai poi alla fine, perché non hai il vero difensore che ti fa la difesa a 4. Cioè, profondamente non ce l'abbiamo. Tanto Daniele Testuzzica dice: allora che famo? Ripiamo Falcao e Serezzo, ma magari. Tutta la vita, guarda Daniele, tutta la vita. Tu sei Ma piccolo, io sono un po' più grande. allora li esaltiamo, ma siamo anche bravi a dire Mai, mai permessa io. che sono sì, che no, io neanche. Però ti dico una cosa: questo è vero, perché adesso va di moda che girano pure tutte cose su che ne so, su Paredes, no? Tutti quei giocatori che mo non ci stanno più, però io me lo ricordo, pure quelli ne hanno prese de parolacce e de insulti, perché d'altronde quella Roma, nonostante fosse stratosferica, ne ha vinto un cazzo. Poi lì potremmo aprire un discorso che ci sono delle pecche dell'allenatore, anche ci mancherebbe. Io mi ricordo dei suicidi come Lione-Roma, Lazio-Roma semifinale, ok? Dove squadre nettamente inferiori a noi ci hanno buttato fuori. Quello è un discorso lungo, però è vero, anche loro si sono presi delle parolacce, però tu che mi segui, Mizzi, sai benissimo che a me, cioè, non mi contraddistingue questa cosa, e neanche ad Ale, comunque, neanche a tante altre No. persone che conosco. Guarda, li assenti, Pablo, non tanto parliamo di formazione, ok? E intanto Nibau c'ha ragione, la difesa a 3 è buona se hai due ali forti e non è il nostro caso al No, momento. non ce l'abbiamo, difatti. Allora, dato che assenti sono veramente tanti, alla fine Vai, scenderà vai, tutto. Andrea, Sì. comunicali. No, allora, guarda, alla fine l'ho già detto prima, però lo ripeto perché adesso sono connessi. Vedi, quando fai la diretta, questo è il punto, che poi si connettono dopo, no? Quindi chi si connette magari non ha sentito quello che hai detto prima. Quindi alle volte preferisco tenermi, diciamo così, gli argomenti bomba per la fine. Però la verità è che la formazione è obbligata per domani, perché Rui Patricio tra i pali. A sinistra Vigna, sono terrorizzato da sta cosa. I centrali sono Smalling e Kumbulla per forza. Qui proprio, qua proprio non Quelli c'è, abbiamo. qui proprio non c'è possibilità. Vabbè, Daniele dice: non te voleva stuzzicà, ma cioè, non sono tutti scarsi quelli che ci abbiamo. Abbiamo giocato con Pitt, Bombardini. Mo ne parliamo, Ale, perché dopo ti faccio una domanda forte, secondo me. Daniele, però io non sono offesa, tranquillo, io non sono permalosa, ci possiamo dire tutto. Mo dico velocemente la formazione, così poi ti faccio parlare su sto tema.
che appunto c'ho in mente. E allora, quindi, sinistra Vigna, Smalling, Kumbulla, probabilmente Karsdorp, ok? O Maitland-Niles, uno dei due comunque, sia l'unico dubbio che c'è. A centrocampo, per forza, Oliveira, Cristante e Veretout, tutti e tre, per forza, ragazzi, perché praticamente mancano tutti, non c'è Mkhitaryan, quindi è obbligatorio. Come obbligatorio Pellegrini che completa il centrocampo agendo, diciamo così, da trequartista, e poi in attacco, se non c'è sta Zaniolo solamente nelle prossime ore avremo la certezza che non c'è ancora, perché lui non ha il Covid, No, lui al quadricipite, se non erro. Esatto, quindi Zaniolo lo sapremo ufficialmente solo nelle prossime ore, se c'è gioca naturalmente, se non c'è giocherà Felix, che devo fare? Però questa domanda te volevo fare. Allora, noi diciamo, per me anche ha ragione, nel senso che certe sviste sono state clamorose, quindi non è che se uno dice che quei punti sono stati tolti è un ubriaco, quelle cose sono realmente accadute, non devono essere un alibi, ma sono realmente accadute. Ma allora ti chiedo, non pensi che la Roma con quei punticini in più, perché noi dimo che fa schifo al cazzo, ma la Roma con quei punticini in più stava vicinissima al quarto posto, e allora qual è la verità? La verità? Beh, sì, secondo il mio punto di vista, ovviamente. È ovvio, stiamo a parlare noi due, che siamo una squadra mediamente buona, un po' di meno del buono, che mentalmente non sa gestire proprio la partita, è poco concentrata. E secondo me, a prescindere dal discorso tecnico, tattico, quello è forte, quello è meno forte, manca la concentrazione, manca la voglia, a mio parere, perché 3, 4, 5 punticini, come dici te, 6, ti portano a andare in Coppa, e tu devi andare in Coppa, perché con quello che tu hai speso tu in Coppa ci devi andare. Brava, perché abbiamo speso proprio tanto, alla fine sono partiti tra ingaggi, cartellini, noi siamo quelli che abbiamo speso più di tutti quest'estate, stiamo al settimo posto, cioè, voglio dire, quindi manca secondo me proprio la sana, no, ne manco sana certe volte, proprio la cattiveria, ma non quella stupida di Mancini, perché quella è stupida, perché ti fa prendere i cartellini e tu mi fai sta senza un giocatore. Manca proprio la cattiveria del calciatore, mi dispiace, io non la vedo, cioè vedo più facilmente tirar dietro le gambe, non funziona così il pallone. Cioè, per me quella non è cattiveria, è pura stupidità, perché se tu dai un calcione così davanti all'arbitro sei un coglione, non sei una persona, è un deficiente proprio che c'ha grinta, quindi quello ti fa male alla squadra tantissimo, quindi son perfettamente d'accordo con te. Allora, qua chiedono, innanzitutto qua dice Mizzi, dice ma comunque Oliveira appena arrivato è un fenomeno perché ha segnato un gol, mo magari le ultime due partite non ha giocato bene, quindi già è diventata una pippa. Vabbè, io non penso questo. Io penso che Oliveira sia un buon giocatore, non un lo so. Un buon giocatore. E meno male che, guarda, meno male che ce l'abbiamo, perché se no stavamo rovinati là al centro noi. Però è un buon giocatore, ma io, Mizzi, giusto? No, ma difatti sicuramente qui stiamo a parlare fra di noi, ma io non, io sono molto obiettiva e non sono, cioè io sono quella che fino a inizio campionato per me Zego doveva rimanere a Roma con tutto che, cioè, Non sputo mai sul piatto d'omaggio e non, e di fatti ecco qua quello che sta a fare. Però poi se un giocatore non vuole più sta maglia, ciao, cioè io so così. Beh, quello senz'altro. Comunque senti, no, io eviterei a difesa 3 con Cristante, cioè Cristante difesa, proprio se praticamente qua uno, un ragazzo chiede se Smalling è fra gli assenti, io non lo so se Smalling, penso di no, però insomma, tanto ragazzi, visto che stanno a salire persone in diretta, poi ripeto le cose che ho detto verso la fine, però voi domandate, lasciate tanti commenti di tutto, calcio assenti, calcio mercato, non vi fate problemi che oggi ci sta pure Alessandra ed è una bella diretta. Allora, guarda, Cristante dietro no, dai, è proprio un'emergenza, Fonseca poveraccio l'ha dovuto fare perché non gli era rimasto più nessuno, però io eviterei, ti dico la verità. No, poi 3-5-2, no, non penso io domani. No, giochiamo a 4 domani. Allora, 4-3-1-2 non l'ha mai provato, no? Non è vero, tante volte sì, ha provato anche col Cagliari.
Se non erro, lui Cagliari l'ha fatto. Quando tu metti in campo Pellegrini o Mkhitaryan, ok, sono due giocatori che hanno attitudini che poi fanno i trequartisti fondamentalmente. Quindi tante volte quando si parla pure di centrocampo a 5, in realtà è un centrocampo a 4 ben delineato con due esterni e praticamente il giocatore che fa sempre la spola tra il centrocampo e la tre quarti campo. O Quindi è Mkhitaryan o è Pellegrini, cioè sono loro. abbiamo già giocato, credo, con Mkhitaryan dietro a praticamente a Zaniolo ed Ebram, mo pure Pellegrini che è tornato, quindi da quel punto di vista, no, dai, perché questi sono giocatori che lì davanti rendono di più che dietro. Smalling è fra gli assenti, ti ho già risposto, spero di no, non Speriamo penso. di Allora, la spesa non è un'aspettativa, ma un demerito dipinto. Non lo trovo competente. Andrea si sarà pure stufato di leggerlo, ma apriamo gli occhi su questo dirigente. Allora, Alessandro, chiedo a te, visto che io mi sono già pronunciato, intanto tu commenta, non fa niente, Jimmy. Ma Allora, io penso che Pinto, ok, mo ti pongo una questione. già che ha sfanculato un po' dei calciatori, ha fatto bene. Ok, allora, senti, ci ha affrontato due mercati, ok, quindi già una piccola valutazione si può dare perché due finestre di mercato con due situazioni completamente diverse, perché estate c'aveva i soldi, inverno non ce l'aveva. Quindi abbiamo già potuto sondare, ok, questo direttore sportivo con due situazioni diverse, è come se a te te fanno fa due lavori completamente diversi e quindi si traccia pure un bilancio su come sai agire in diverse situazioni, no? Però se mi stai a far fare due lavori diversi, con due inizi diversi, è normale che lavoro diversamente. Tu sei stato, lui c'aveva i soldi. È là però, Alessà, 33 milioni, Vigna solo. Ha sbagliato in quello. Però non lo vedo così drastico io, Pinto. Non, secondo me gli si può dare ancora fiducia. Poi occhio alle cessioni che hai detto, perché alcuni tornano, eh. È quello. Io penso che uno si deve valutare alla grande quando cede, non solo se diciamo, non te so dare una spiegazione, è come se tu c'hai una cosa che ti fa male, che dovresti essere tipo operato, e io ti do un antidolorifico per farti sta bona per un po'. La Sai che rimando, certo. è? E là, ha pure sue cessioni. Allora, io ti dico la mia, io come cessioni, ragazzi, intanto vedo che questo argomento vi piace perché molti stanno commentando su Pinto. Allora, io dico questo: le cessioni io gli posso dare anche 6, 6 e mezzo per le cessioni, ok? Però per gli acquisti, ragazzi, io non riesco a dargli la sufficienza. Perché quando tu sei la Roma, ok, e non c'hai sti soldi de no sceicco, va bene, non te puoi permettere per me di cacciare 33 milioni così. Ad esempio, non ho visto il bisogno di prendere uno Shomurodov se te potevi tenere fino a fine anno Majoral. Perché devo spendere 20 milioni per Shomurodov quando comunque sia avrei potuto tenermi Majoral come riserva, promuove Felix, quello che te pare a te, però spende quei 20 milioni per il centrocampista che ci manca, o no? Ragionamento giustissimo, però io adesso ti faccio una domanda al contrario. Calcolando Roma, calcolando noi, la piazza di Roma, se non avesse fatto acquisti, Pinto era comunque uno stronzo. Ah, quello senz'altro, perché comunque è questo il problema, che quando tra virgolette sei obbligato a cacciare i soldi perché è arrivato Mourinho, però lo devi pure saper fare, lo devi pure saper fare, capisci? E non è facile, io non ti dico che sia un compito semplice, però senti, Alessà, certe cose le capite pure te, nessuno di noi due è un allenatore, cioè certe carenze proprio d'organico che c'è uno che Le gira. vedi, le sappiamo dove stanno, Tu hai le vissuto sappiamo. Pizarro, tu hai vissuto, che ne so, Tommasi, tu lo vedi il centrocampo che manca qual è? Ma io ho vissuto un Tommasi che era una grandissima sega, ma poi tanto di cappello, perché col quel sangue sputato, col cuore, ha drizzato pure i piedi. Cioè, voglio dire, quelli sono i giocatori per me. Poi ce ne sono stati altri, però le mancanze erano profondamente al centrocampo. Tu lo sai, Andrea, noi ci abbiamo avuto, penso, e non parliamo dei Tommasi, il No, De Rossi centrocampo scrocchiando più l'angolato. forte penso, degli ultimi 10 anni ce l'abbiamo avuto noi con la Roma. L'hai Mo' ti dico una cosa, quello che smantellato tutto, noi non ci abbiamo più, ma non mi venite a dire Pellegrini, perché sì, è bravo, attenzione, però ricordiamo che centrocampo c'era e parliamo di 4 anni fa, 3 anni fa. No, no, quello che dici è sacrosanto perché è un centrocampo con De Rossi, Strootman, Nainggolan, Paredes, Nainggolan, Pjanic. cioè,
era fantastica una roba del genere. Di certo non bisogna vivere sui se, questo è poco ma sicuro, però la Roma sapevamo tutti che era veramente carente al centrocampo e un bel rinforzo in difesa, perché insomma No, no, come no? Mancini per me può fare, è un buon giocatore da panchina. Oppure, come non mi ricordo chi, ma parecchi commenti giusti, lo metti vicino a due difensori forti, Mancini sa giocare. Però lo devi calmare, lo devi indirizzare a saper picchiare senza farsi vedere al limite. È Cioè vero, noi perché rischiamo questa... ogni volta un'espulsione, non si può, non Guarda, si ti può. dico la verità, a me mi sembra più... Questo me l'hanno detto, attenzione ragazzi, non è che lo sto spara io che non c'ho autorevolezza in materia, però a me diversi addetti ai lavori mi hanno detto che Mancini sarebbe molto meglio davanti alla difesa, come con Fonseca, che veramente in quel periodo, quando Fonseca ce l'aveva messo, aveva inanellato veramente una striscia lunga, Eh sì, lunga. perché anche perché parliamoci chiaro, se proprio mi devi mettere a terra un giocatore, è meglio che me lo metti un bel po' fuori dall'aria a terra, perché La sennò non penso avevo pure come nessuno. te, pass editing, la penso come te, giusto. Sembra un mediano, più un mediano, giusto? E Giustissimo. quindi, no, e questo è il discorso. Però ancora non mi sento, io poi profondamente non mi sento da difesa meglio. Oh, come si scrive? Tu li segui i giovani, so, Alessandra, e ti dico questo. Allora, noi... Ultimamente di meno. Con Verona, ragazzi, è inutile girarci intorno e disse cazzate, è una partita tostissima, ok? Mamma mia. Però io sono d'accordo con te, se io devo mettere Cristante, mi sono abbastanza rotto il cazzo i giocatori fuori ruolo, quindi se proprio non ci dovesse essere anche Smalling, ma io non farei allarmismi perché al momento non, cioè, non, questa cosa non è Non sembra. assolutamente verificata. Però intanto ti dico che quel greco non è male, però ragazzi, c'è veramente troppo divario tra la primavera e la prima squadra. Un altro mi chiedeva chi cavolo è Persson. Ah, Persson è un centravanti della primavera, enorme, grandissimo fisicamente, no, svedese, ok, che ora sta trovando più spazio perché naturalmente Felix sta in prima squadra. Se Zaniolo non ci dovesse essere, ragazzi, Shomurodov Potrebbe. non c'è e Shaarawy non c'è, giocherà Felix, ma sicuramente In porteremo in panchina. panchina, per forza, pure sto svedese. Non è, ragazzi, che uno si può inventare chissà che cosa, sono finiti i giocatori, eh? No, non ci stanno più. No, però io ultimamente, vabbè, fa il lavoro, sto seguendo poco la primavera, però gli elementi, insomma, quei pochi che vedo, che ho visto, sono molto meglio, secondo me, di tanti titolari in Serie A. Se dobbiamo giocare a tre, per me è più probabile. No, intanto questo mi dicono è Volpato, no? Perché Volpato è un ragazzetto che Ma è già un bel esordito. giocatore. Sì, e Totti ce l'ha come procuratore, Totti. Quindi ragazzi, questo è bravo. L'unico suo problema che vedo è il fisico, però giustamente alcuni di voi mi potrebbero rispondere, vabbè, ma pure Insigne in tappo, cioè nel senso i giocatori di qualità non devono avere sta fisicità da corazzieri. Però secondo me... Come? Maradona, Messi, forse Però erano Maradona... Maradona altri era tosto. calci, era altro, No, sì. Maradona era tosto secondo me. Comunque, mo rispondiamo a tutte le domande, anche se sono veramente tantissime. Rispondo solo al volo a Fede Vai, vai. Fede, mi chiede novità. Sì, ragazzi, sono tantissime novità. Sto iniziando a far intervenire ex giocatori e tutto, quindi veramente iscrivetevi al canale e continuatemi a seguire, che poi ormai il mercato, ragazzi, tanto è inutile girarci intorno. Mentre noi parliamo di calcio, giustamente, perché finalmente si rigioca. Cioè, non è che Pinto c'ha la spiga in bocca. Cioè, se tu vuoi combinare qualcosa in estate, te devi iniziare a muovere adesso. Adesso. Di conseguenza, sì, poi per il resto, Persson e Volpato, sì, sicuramente li porta. Sono sicuro anche io. Vediamo un po' qualche altra domanda. Vabbè, dicono Pinto non è all'altezza. Cristante dietro l'ha messo anche Mourinho a Roma Bodo. Infatti, amico mio, mi hai citato una partita che... Lasciam perdere. Però il Bodo, ok, io c'avevo una curiosità incredibile di vedere la partita di ieri, non l'ho vista, però comunque sarei incazzato se dico ho visto Bodo Celtic, che non è vero, però mi sono aggiornato, va bene. Oh, gli hanno fatto 3 picchi in Scozia, quindi insomma, Quindi il dice, non Bodo... è che siamo stati tanto No, allora... ignoranti quasi, no.
No, allora è vergognoso i segno che abbiamo preso e anche i due gol dell'Olimpico, però il Bodo è una squadra che ha messo in seria difficoltà pure il Milan quando l'ha affrontato, quindi è per dire, Alessà, perché dobbiamo parlare pure di questo, perché sta Coppa per noi è veramente importante. Se noi scendiamo in campo, come dici te, senza testa e facendo cazzate incredibili, secondo me rischiamo delle brutte figure, eh? Ci giochiamo pure questa e quei pochi soldarelli che potrebbero entrare, pochi. Ma guarda, io manco dei soldi ne faccio una questione. Questa è una stagione che se tu non fai bene in questa coppa, proprio ti spengi perché non c'hai quasi più stimoli. Io te lo dico, come l'altro anno ci ha tenuto in vita l'Europa League, secondo me se quest'anno non andiamo avanti va a finire proprio male male, te lo dico subito. Beh, auguriamoci di no. Comunque è una coppa interessante perché effettivamente Sempre una coppa, Andrea. no, ma ieri comunque cioè, si è visto che Marsiglia, Leicester, queste qua che sono un pochino più titolate hanno spinto, hanno fatto 4 gol, hanno fatto 3 gol e quindi non sarà facile per la Roma. La Roma è più forte secondo me, però dovrà giocare proprio col veleno come se fosse una finale dei Champions. Eh sì, come tutte le partite dovrebbe essere così. No, beh, perché come dici tu, d'altronde se sta squadra inanellasse 5-6 punti sarebbe di nuovo lì perché c'è l'Atalanta che è in grande difficoltà. E anche noi con l'Atalanta, insomma, quel partitone la luce è quello che poi ti incazzi, capito? Allora, se è finito, ti dico la mia su sto fatto. Io mi incazzo di questo. Allora, quando vedi una squadra, ok? Sentitemi bene pure voi che siete all'ascolto. Quando vedi una squadra fare colpi di tacco, ripartenze, cioè, allora, andiamoci a capire. Neanche gli puoi dire che sono segre, okay? Alcuni elementi sono modesti, però quando vedi che girano a mille, te fanno i tacchi, aperture di prima, gol pazzeschi, ma come si fa a dire che sono segre, ragazzi? La verità però è che questa squadra, a parte che come dici tu, spesso non ci sta con la testa ed è gravissimo questo, perché veramente contro avversari come Genova, abbiamo giocato in casa, quindi probabilmente stavi allo stadio Genova-Sampdoria, non si possono guardare figure così. Vuol dire proprio che con la testa tu non ci stai. E detto questo, io la trovo pure un altro tipo di problema, le sa che quando possiamo ripartire in contropiede ci abbiamo bei cavalli. Quando giochiamo contro squadre che mettono il pullman davanti alla porta, le idee sono poche e la lentezza nel girare la palla è tanta. Lenta nel girare la palla, non. E poi secondo me c'è pure un altro problema che non riesco a comprendere perché ci sono comunque giocatori con buoni piedi, noi non tiriamo mai da fuori, Ecco. mai, mai, raramente. Su 90 minuti tu fai un tiro o due da fuori, che non è normale, con i giocatori che hai, tutti, da Pellegrini, Mkhitaryan, Olivera, Hai detto una santa verità e te devo dire una cosa, che veramente questo per me è un grande rammarico, perché lo scorso anno io mi ricordo gol da fuori di Veretout, perché mo ne parliamo di Veretout, ragazzi, sia in ottica mercato sia in ottica calcio, perché c'è da dire tanto su Veretout, pure nelle ultime ore sono uscite cose. Ma veramente io mi ricordo quei sassate di Veretout, quei sassate di Mkhitaryan, ma comunque lo stesso Pellegrini tirava di più da fuori. Zaniolo, che te lo dica fa quando stava bene prima dell'infortunio, tiravano tantissimo da fuori. Io mi ricordo un gol di Zaniolo a Napoli, una pigna al derby, due pali da lontanissimo. Quindi dimmi una cosa, dimmi la verità, proprio intanto qua parliamo pane, pane, pane al vino, ma perché per te giocatori che gli anni scorsi riuscivano a stare nelle condizioni da tirare da fuori non tirano più? Sono gli stessi dell'altro Sono gli stessi, ho citato gente che c'è anno, ancora, che tirava una volta. perché? Allora, io vedendolo dal vivo in campo, allora, o è un errore e non credo dell'allenatore, del gioco palla a terra e entriamo dentro l'area, ma non credo, perché quando un attaccante, Santissimi Dio, si trova una barriera di difensori, non può tirare perché non può tirare e vedi uno che sta fuori dall'area, tu la palla gliela dai e quello fuori, che sia Mkhitaryan, Pellegrini, tu devi tirare. C'hai paura di sbagliare? C'hai paura della figuraccia? L'allenatore ti ha detto che non si tira da fuori area? Non ci credo. È il discorso di testa. Andrea, per me la testa non c'è.
Von arriva dentro l'area col pallone. Allora, a me Zaniolo piace, tu lo sai, noi parliamo anche fra di noi, è un buon giocatore, speriamo bene, c'ha avuto un brutto infortunio. Lui pecca di un egoismo spaventoso, a mio parere. Poi fa dei gol che gli vuoi dire? Però per me pecca molto lui, di egoismo, cioè lui deve entrare dentro l'area col pallone e magari c'hai Abraham da solo fuori, cioè non, io non vedo proprio la testa, non vedo tutta sta grande voglia di, nella maggior parte delle partite, di lottare. Poi dopo te esce la partita con l'Atalanta, che era l'Atalanta fortissima, che andava bene, e fai il fenomeno. E allora ti incazzi ancora di più, perché allora il giocatore ce l'ho, ma la testa dove ce l'hai? È Allora, Mourinho che ti strilla? Una domanda. ora di Zaniolo parliamo con calma, però visto che Jimmy, diciamo, ci rivolge una domanda a tutti e due, ok? Dice a chi va imputata la maggiore colpa? Allora io te lo dico tranquillamente. Allora, a dirigenza dipende che cosa intendi. Io ai presidenti non dico assolutamente niente, perché comunque sia la scorsa estate sono quelli che hanno investito di più. Poi se chi per loro li spenna a cazzo è un altro discorso. Però c'è anche da dire, uno mi potrebbe dire, ma il bravo presidente sceglie pure il bravo a chi dai soldi per poter fare. E c'hai ragione, se mi dici questo c'hai ragione. Però visto che sono americani, io la conosco bene l'America, vengono da tutt'altro mondo, onestamente io non me la sento di dare loro responsabilità al momento, ok? Dopodiché, i giocatori per me sono i massimi colpevoli di questa situazione. Perché, amico mio, io ai giocatori non è vero che sono così scarsi, te lo continuo a ripetere, però alle volte vedi proprio che scendono in campo in un modo inaccettabile, in un modo inaccettabile. Io ho parlato con un sacco di ex che giocavano a Roma, mi hanno detto, ma tu l'Olimpico, che lo stanno a riempire tutte le domeniche i tifosi, ma tu quando viene qua un ti devi magnà. Non gli devi fare, li devi tenere lì, li devi tenere al posto loro, nella loro metà campo. E questo qua, amico mio, è inaccettabile vedere certa mollezza da parte dei giocatori, che ripeto, non sono scarsi tecnicamente, non lo sono, perché altrimenti tu non potresti vedere quei due o tre partite in cui girano colpi di tacco, veroniche, ripartenze supersoniche. No, è proprio una questione di atteggiamento inaccettabile. Parliamo di Mourinho pure, non c'è problema. Mourinho non sta facendo bene, non sta facendo assolutamente bene Mourinho, perché comunque sia sta commettendo anche lui degli errori incredibili. L'unica cosa che posso pensare è che magari non si riesce a trovare in queste situazioni. Io lo sto vedendo anche Conte al Tottenham, sta dando praticamente di testa, sta dando. Io sono felice, sai perché, Alessa? Perché se arrivava Conte al Tottenham e faceva risultati pazzeschi, allora Mourinho è proprio rincoglionito. È arrivato. E invece no. Vuol dire che anche questi grandi allenatori, quando si trovano magari in delle situazioni che loro non pensavano essere così, perché pure a Conte gli è stato chiesto: ma scusami, prima di fermare col Tottenham, non sapevi che c'erano questi problemi? Sai che ha risposto: no, finché non ci stai dentro, finché non guardi negli occhi le persone e vedi che c'hanno reazione, capisci? Finché non ti trovi proprio dentro alla situazione, allo spogliatoio, non lo puoi sapere. Questa è la mia risposta. Mo giro palla, tra virgolette, ad Alessandra che ti darà la sua. Allora, io dirigenza e giocatori pienamente d'accordo con te, ma l'ho detto fin dall'inizio, devi entrare in campo e devi, penso, solo per lo stipendio che prendi, per il lavoro che fai, che io non lo chiamo lavoro, lo chiamo la professione più bella del mondo. E io, categorie minime, mi sono rotta piedi di tutto, eppure, cioè, è uguale, il pallone è il pallone. Il discorso di Mourinho. Se io mi allaccio al tuo, quindi Mourinho, Conte, Tottenham, Roma, è tipo un cane che si morde la coda, nel senso, allora questi sanno soltanto vince quando hanno 11 giocatori? No, perché poi l'allenatore è bravo, si prende una squadra buona con elementi mediocri, ma elementi molto più buoni e la deve far camminare. Ma se ipotizzo che io ti alleno e che costantemente ti dico che devi muovere il culo e fare questo e tu in campo non lo fai, per me sono i giocatori. Poi se pure Mourinho si è rincoglionito, sta in panchina, manco fuma, se fuma la sigaretta e loro danno due calci al pallone, allora
lascio perdere, vado allo stadio, man mano, e come ha detto una signora fichissima a Roma Juve, uscite fuori, c'era sta signora, penso dell'età mia, si è girata verso il marito che mi ha fatto ammazzare di risata, ha detto: ma io non potevo essere quella che si vedeva domenica in... Ma che cazzo, so 50, io so così, ho 50 anni che sto per morire appresso a Roma. Però che devo fare là? Però fa incazzare. Senti, però allora intanto ti giro dei complimenti che te stanno a fare su Zaniolo, che molti la pensano come te, mo possiamo parlare, come lo raddrizziamo, ti chiedono che gli faresti a sto pischelletto. Comunque, a parte questo... È meglio che il commento, Daniele. A parte questo... Però due domande ti faccio e la giro ovviamente a tutti. Ma non pensate che Zaniolo si comporta tra virgolette così, che la passa poco perché non ha fiducia, non ha stima nei compagni? Io vi racconto un aneddoto. Io mi ricordo che l'ultimo Zeco, quando certe seghe c'è lui la palla e gliela davano proprio male, sbuffava tantissimo, era sempre in casa. Ci sono state Zeco almeno 10-12 partite di seguito in cui sbuffava da inizio alla fine della partita. E poi ti faccio un'altra domanda, Alessà, non pensi però che almeno questo, almeno da Mourinho, cioè, allora in passato si è detto Mourinho è talmente bravo a livello carismatico, psicologico, quasi un manager, no? Che praticamente dei giocatori non così forti, normali, cioè il Santon che allenava lui addirittura era un Santon normalissimo, ma che era riuscito a una partita a annullare Cristiano Ronaldo, cioè quello che voglio dire io. Però non pensi che almeno sia mancato un po' in questo? Cioè, non è riuscito a plasmare... Cioè, se io compro un allenatore che guadagna così tanto e non lo compro solamente per il gioco, anzi, quasi per niente, perché non è che è rinomato per il suo gioco stratosferico. Ma non pensi che però è mancata qualcosa dal punto di vista dell'imprinting e del carattere? Allora... Rispondo prima alla tua di Mourinho e poi rispondo un attimo a Daniele, come che poi a Daniele è sempre, diciamo, inerente a quello che dicevi tu. Sì. Allora, non esiste il fatto che Zaniolo possa pensare di non fidarsi a dare la palla, perché stiamo parlando di un gruppo e stiamo parlando che tu vicino c'hai comunque Abraham. Ok, quindi non è che dici non do la palla a Kasdorp, no, non dai la palla a uno Sharawi che Roma-Cagliari, vi posso assicurare che la partita è cambiata quando è entrato lui. E vabbè, tu non dai la palla a prescindere, quindi per me è una pecca, perché hai le tue qualità ma hai un'età che ancora la tua capoccetta deve un attimino addrizzarsi. Cioè, ci stanno ragazzi della sua età, c'erano e non ci saranno più, o forse qualcuno ancora c'è ma non lo vedo, un Totti che all'età sua non vai tutte le sere, cioè non stai sui social dalla mattina alla sera, e questo non dico che loro non devono vivere fuori, ci vuole una certa responsabilità. Quindi il fatto di non fidarsi per me, Andrè, è impossibile, perché vicino c'hai comunque due giocatori che stanno un attimino più avanti di te, secondo me. Il fatto di Mourinho, quando è venuto quest'anno, io ero felicissima, perché io mi ricordavo il Mourinho cazzuto, in tutti i sensi. Io l'ho visto veramente cambiato, tant'è che mia madre... E non sei la prima, scusa se ti interrompo, poi continuo, non sei la prima. Anche altre persone con cui ho fatto le dirette in questi giorni hanno detto che lo vedono proprio male, cioè lo vedono proprio che si è ammosciato parecchio. Lui si è ammosciato, ma io me ne sono accorta, tu lo sai un pochino, io sono cresciuta dentro lo stadio, mio padre ci ha inculcato la Roma, quindi... E lui era quello che andava in sala stampa, ti smontava il mondo. È vero. Non lo fa più. Allora mi sono chiesta, è diventato maturo, è diventato responsabile o si è scoglionato e quindi ha accettato la Roma per farsi la calma finale del calcio? Oddio, calma la Roma, calma Roma. No, la calma nel senso... No, come no? Allora, io ti metto... il Paris Saint Germain in mano oggi, stiamo a parlare del Paris Saint Germain, e tu mi... è un Mourinho che si comporta così con Paris Saint Germain, la cosa è grave, perché non devi perdere, non puoi buttare l'ascia,
A me mi sembra come se con la Roma è facile che se butto lascia, tanta la colpa è di giocatori. Arrivi Ah, ho proprio a. capito che poi di. Capito? Come Se di sto andava qua. di nuovo, se andava di nuovo in un top club tipo Manchester, così, se poi non vinceva, Ma non. magari lui sta cercando qualcosa di diverso in questo momento Sì, della sua perché è carriera. impossibile, non è il Mourinho, cioè, ma Mentre ricordavo se. qua, se perdi, l'alibi agli arbitri, le pippe che c'è in campo. E guarda, non hai detto una cosa sbagliata, perché anche addetti ai lavori, intanto sto leggendo la formazione dei Sky, ragazzi, quindi è quella che vi ho detto io praticamente. Sì. Karsdorp, Kumbulla, Smalling, loro mettono Small. Maitland-Niles e non Vigna, poi Veretout, Cristante, Olivera per forza, Pellegrini dietro le punte, vedete come avevo detto io, e Felix Ebram in attacco, ma non penso veramente che ci sia tanta scelta. L'unico che magari potrebbe giocare è sto Maitland-Niles al posto di Karsdorp o Vigna, ma non è Però che al cambia tanto. momento, vabbè, tanto fanno tutte e due più o meno lo stesso gioco perché nessuno difende dei due. Allora, intanto mo te riporto un paio di cose perché sono interessanti, ragazzi, quindi continuate a commentare perché, come vedete, leggo anche i commenti più scomodi. Allora, primo non è scomodo. Andrea, vorrei chiedere a questa ragazza, quindi a me già non mi calcolano più, tre Magari cose che. ragazza, grazie. Beh, lo sai che lo sei a tutti gli effetti, insomma, gran bella ragazza, ecco. Tre cose che farebbe tra campo, rosa, perché attenzione, questa è una domanda interessante, perché in effetti secondo me una cosa molto importante è far qualcosa pure in società. Andrea vorrei chiedere a questa ragazza che cosa che farebbe tra campo, rosa. Tra campo si intende dei giocatori che già abbiamo. Sì, nel senso, credo che voglia dire magari quali terresti, quali Io? sostituiresti. Ad Sì. oggi? Quale Eh sì, terrei? certo, il campo è quello. Fede, Fede, giusto? Sì, Fede si chiama, sì. Allora, personalmente terrei con mentalità diversa Zaniolo in avanti, Abraham e Sharawi me lo tengo comunque perché il suo lo sa fa. Se gioca un po' più spesso, il suo lo sa fa. Terrei soltanto. Certe volte anche Pellegrini non so se tenere, ok? Al centro non terrei più nessuno, mi dispiace, cioè che possa essere Mkhitaryan, Cristante, zero. La difesa, se vuole rimanere, mi tengo Smalling, se vuole rimanere a Roma. E poi vabbè, lui Patrizio è un buon portiere. La rosa ci abbiamo praticamente. Sono tutti ragazzi quasi da primavera. Però Alessà, cerchiamo un attimo, oltre di dire, diciamo così, i tuoi gusti, no? Cioè, io penso che queste sono domande utili per me se noi, quindi sia io che te, rispondiamo cercando, sì, come hai detto te, di arrivare a confermare qualcuno, no? Però in modo realistico, perché se dipendesse da me io ne avrei pure tutti e 11. Però tu sai bene che non è che nel mercato estivo si possono comprare 11 giocatori buoni. Allora, no, 11 no. Difatti ho ottenuto quasi tutto l'attacco, sono stata brava. La difesa mi tengo Smalling, mi tengo Mancini, ma deve crescere, deve maturare. Ibañez non c'ha i suoi alti e bassi. Non lo riesco a inquadrare Ibañez, io non ti dico la verità. Del centrocampo, tu poi parlerai di Veretout. Sì. Non lo so che cosa ha quest'anno. Non lo so, quindi se proprio mi dici oggi chi levi avanti, se io sono da tre giocatori che levo tra difesa, centrocampo e attacco, onestamente io in avanti toglierei Zaniolo, mo me veneranno tutti. Al centrocampo una bella lotta tra Cristante e Veretout e in difesa toglierei Ibañez. Tanto ti dicono questo, voglio condividerlo perché è provocatorio. Allora, e do prima io una risposta. Oddio, si critica Zaniolo per la sua vita privata, Nicolò vattene da questo ambiente. Allora, io dico la mia. Allora, io ci sono stati giocatori come Lima, per andare un po' più indietro, che stava tutta la notte in giro, però poi in campo dava il fritto. Nainggolan, che dai discoteche veniva proiettato in campo, però io ti posso dire una cosa. Chi comunque dà dei piccoli consigli, che non so neanche critica a Zaniolo,
Secondo me fa il bene di questo ragazzo, perché anche giocatori immensi come Totti, ok? Se Totti avesse avuto una vita personale, ok, privata, diversa, io ti garantisco che nonostante era Totti coi piedi più straordinari dell'universo, non avrebbe avuto la carriera che ci ha avuto. Guardate che conta tanto questo. Chi dice queste cose a Zaniolo non lo sta ammazzando o criticando, No, gli sta assolutamente. volendo bene. Ragazzi, Balotelli è un fenomeno. Ci sono stati. Balotelli si è bruciato, Cassano si è bruciato, c'è gente che si è Sono stati bruciata. dei giocatori, questi Balotelli e Cassani, nominano tutti, ragazzi, perché Balotelli e Cassano erano Fenomeni. tecnicamente sovraumani, si Fenomeni. allenavano zero, quindi tutto quello che facevano in campo era puro talento, ragazzi. Però pensate a questi due, questo puro talento, se facevano pure un certo tipo di vita. Pensate quanto più facevano fa. Cassano invece arrivava a Real Madrid con 140 kg, ci arrivava tirato a lucido, pensate che poteva fare. No, attenzione poi, veramente io non sono quella che critica assolutamente le vite private, le devono avere, l'ho anche, comunque l'ho detto in diretta, devono averle. Non devi ostentarla troppo per il tuo bene, perché purtroppo sei all'occhio, hai fatto sta scelta. Poi se tu sei uno come Maradona che te vai a sfasciare o come Nangolà, ma in campo sei un fenomeno, alzo le mani. Però non è il caso adesso di questi ragazzi da adesso, secondo me si bruciano più facilmente, ma è un consiglio, non è una critica per me. Assolutamente. La Sì, vita sai ce l'ha, perché? la devono vivere. Perché comunque il discorso social che ha tanti aspetti positivi, però come ha detto Totti, nel calcio per me è veramente negativo i social, veramente negativo, perché non stacchi mai, entri in un vertice che pure lì Pellegrini ha dimostrato un po' di debolezza, secondo me. Allora, io non so Pellegrini ovviamente, non so sti giocatori qua, ma se uno si mette a leggere tutti i commenti che c'ho sotto i post, che sono quasi sempre in centinaia, ma sai quanti mi insultano? Ma anche cose del tipo là, per la cava allena a te, fa il direttore sportivo te, non capisci un cazzo di qua di là. Ma se io non fossi forte, io non so nessuno, a me non mi danno i milioni come a loro. Però questi ragazzi, Pellegrini se sbrocca sui social perché ha letto commenti del genere rivolti a lui, no? È perché evidentemente questi social fanno veramente male ed evidentemente non tutti sono tarati così mentalmente da poterli supportare e sopportare, quindi io sono d'accordo con te, la vedo così. Grazie comunque, Gustavo. Va bene, andiamo avanti. Allora, vabbè, a mio parere, Zaniolo deve giocare nella fascia del suo piede forte in modo da poter mettere più. Vabbè, ci sono dei discorsi Sì. tattici. Io, infatti, approfitto di questa domanda pure per te per sottoporti le cose di Veretout, perché tu hai detto. Queste cose può valere per Zaniolo, ma anche per Veretout, soprattutto perché tu hai detto: io non so Veretout che gli ha preso. Allora, partiamo da un presupposto: quando sbagli passaggi di un metro, ok? E Veretout ovviamente li sa fare passaggi di un metro perché è stato convocato pure in nazionale di recente, cioè non è una pippa che non sa fare un passaggio di un metro. Se tu però sbagli passaggi di un metro, vuol dire che cade testa non ci stai. Però detto questo, Alessà, io te la devo dire. Per me è pure un discorso tattico, di Veretout parlo, eh. Questo ragazzo ha sollevato il discorso Zaniolo, ma per me è pure di Veretout. Perché quando Veretout giocava più avanti, con meno corsa e campo da coprire, per me arrivava negli ultimi metri molto più lucido sia al tiro che al cross. Non so che ne pensi te. Più avanti della fascia del centrocampo, Eh sì, Veretout. perché a me mi sembra che adesso sta a fa troppo spesso il mediano, io non ce lo vedo proprio, ti dico la verità. E chi ci metti adesso a fare il mediano? Il problema è che questa squadra è costruita male, per questo ti ho detto che magari una soluzione tipo alla Mancini che con Fonseca l'aveva fatto molto bene, perché Più avanti, Mancini. Che ci vuoi? questa squadra è costruita male, perché per me quando Mancini giocava in mediana e Veretout con Fonseca giocava leggermente più avanti, proprio da mezzala cura. Secondo me, cioè secondo me poi, ci stanno pure delle statistiche, segnava molti più gol. Avevamo più punti, quindi non è un secondo te. Allora a sto punto sbaglia l'allenatore. Ma qualcosetta sì, te l'ho detto, non è che è Gesù Cristo, nel senso ci mancherebbe, è un grande allenatore, però per me si può anche dire tranquillamente che poi sbaglia. Magari non ci ha avuto questa idea mia, non ci ha avuto questo ragionamento, però per me qualcosetta che non va dal punto di vista tattico ce l'ha, come scrive giustamente
Daniele, cioè, l'anno scorso per tu era forte forte, compri un mediano e hai comprato due giocatori in un ruolo, quindi secondo me delle cosette sul quale ragionare ci sono. Invece Paolo ti dice che Mkhitaryan sarebbe da tenere perché Pellegrini gli allacci gli scarpini, non lo so cosa ne pensi. Ma è l'età, è un discorso d'età, secondo me. Mkhitaryan sì, è un ha vinto tantissimo, era un grandissimo giocatore, un bel giocatore. Il suo ruolo, a me ad esempio Mkhitaryan mi piace molto di più quando sta più avanti. Certo, È proprio cambia. proprio perché è vecchio, tra virgolette, no? Ma sì, però lì davanti, veramente, cioè, certe volte lo vedi dietro le punte, cioè veramente un po' più avanti, il posto che tu daresti a Veratù. A me Mkhitaryan mi piace quando gioca là, ma è l'età, capito? Non che io lo scarto chissà per che cosa, c'è l'età, perché se devi fare una scelta, mi era stato chiesto qualche giocatore, perché sennò li levavo tutti, come Andrea, e non No, si certo, perché sono veramente deluso, ragazzi, perché alla fine questa è una squadra che potrebbe stare molto più in alto e che invece, come l'altro anno, secondo me sboccherà sangue per arrivare al settimo posto, quindi per forza sono avvelenato. L'altro anno c'era il Sassuolo, quest'anno c'è la Fiorentina che c'ha pure una partita in meno e che quindi potenzialmente sta pure sopra. No, io voglio Fiorentina pensare a qualcosa più in alto, Andrea. che... Sono tifosa, insomma, no? Domani Pure vado Asso, allo questo stadio, mi anche, sto a mangiare però... il fegato. Voglio pensare a qualcosa di più in alto. Se devono svegliare, noi secondo me non dobbiamo essere buonisti perché veramente ne stanno a combinare tutti i colori. Io spero veramente in una vittoria perché ad esempio, no? Mo tutti mi stanno a chiedere queste assenze, no? Ma il Sassuolo, che è una rosa che costa pochissimo, è la decima rosa come prezzo della Serie A, una cosa del genere. Al Sassuolo gli mancavano Scamacca, Raspadori, quattro titolari gli mancavano contro la Ci hanno Roma. fatto girare la testa. E quindi, ma perché io devo dire le assenze? Ma almeno me ne frega un cazzo. Se contro il Verona non c'hai questi giocatori, ma giochi in casa, oh. Giochi in un Olimpico pieno. Ma dai, ragazzi, ma perché essere veramente così sempre buonisti con questi giocatori? A me veramente mi hanno stufato. Cioè, è questo che non funziona nella Roma. Piccole squadre hanno assenze e riescono a sopperire benissimo. Noi siamo a Roma, il terzo monte stipendi da Serie A. E io mi devo preoccupare delle assenze contro il Verona in casa, e no, dai. Pienamente d'accordo, ma che poi l'assenza, vabbè. C'è comunque una buona panchina, eh. Senti, allora, perché prima non hai risposto a sto punto, figure da inserire in società, di qualsiasi tipo, che magari adesso mancano, tu chi ci metteresti di ex del passato, dirigenti? Io veramente non sto scherzando, eh. Io metterei una figura che sia un grandissimo preparatore mentale, non sto scherzando. Poi, se loro vogliono, se Mizzi vuole sapere, visto che mette Ranieri, che figura vecchia vorrei da allenatori, è un altro discorso. Beh, però sai, forse Ranieri, ora che veramente sta invecchiando tanto, secondo me, è opinione personale, a Roma, quindi tornando a Roma nella sua bella villetta dei Parioli, no? Per me lo farebbe anche un direttore tecnico, chiamiamolo così. Per il resto stanno facendo anche altri nomi, ovviamente Totti, De Rossi, Nela. No, no, non sono pronti. Cioè, se no, no. Amo Beh, tutti e Nela due. però già è bello stagionato. Allora, Totti e De Rossi, io li. Totti, vabbè, per me sono icone, non si toccano. Però non li vedo ancora pronti per un'impresa così grande, soprattutto per l'amore che hanno. Quindi, non, ancora no. Ranieri è una bellissima persona, lo è sempre stato e lo porto nel cuore. Non so, ti ho detto veramente, se io parlo di figura adesso senza parte di scherzi, parlo di figura, noi abbiamo bisogno di un coaching mentale. Se Ma parliamo credo che di già figura, ci sia comunque, nel senso che la Roma e tempo allora fa non lavora bene. aveva comunicato che aveva tipo assunto un mental coach o uno psicologo, una cosa del Sì, non genere. lavora bene, dammi retta. Però se parliamo del passato, Ranieri è una grande professionalità, una
l'eleganza, però io ho ancora nel cuore i Carletto, i Nils Lidom, cioè per me so, con tutto che capello mi ha fatto vincere uno scudetto, però no, Eriksson, sono tutti passati, però no. No, ecco, Ranieri sì, Mizzi non ha torto. Però io ti dico una cosa, io vedo la, ma mi vado subito a spiegare, così andiamo a esempi concreti. Allora, nel Napoli c'è comunque un Volpone come Giuntoli, nel Milan c'hai sia Massara che era un allievo di Sabatini, sia Maldini, nell'Inter c'hai addirittura sia Ausilio che Marotta, cioè sono tutte figure secondo me di un certo spessore dal punto di vista dirigenziale, ok? Io nella Roma non vedo questo, vedo solo un bambino portoghese appena catapultato a Roma, sono spariti tutti gli altri, a volte quando c'è da metterci la faccia anche in situazioni di grandi criticità si manda un po' allo sbaraglio questo portoghese che neanche conosce bene l'italiano e che, come dice gli rubano subito la parola da bocca e ci creano un titolo. Secondo me non sbagliano del tutto tutte queste persone che stanno chiedendo l'inserimento di una o addirittura più figure all'interno della società, perché secondo me nel 2022, in cui si parla di comunicazione, ma non solo nei confronti della stampa, ma pure, come dici te, uno che scende nello spogliatoio e intraprende, cioè se Maldini tu fai una cazzata e scende nello spogliatoio, è Maldini, Marotta, c'è tutte queste figure qui, Zanetti c'è nell'Inter. Però aspetta, ecco sì, forse quando mi parli Zanetti, Maldini è come parla di Totti, no? Cioè, ma manca qualcosa, Alessandro, ma che società è la nostra? Ma alla fine chi parla? C'è solo sto portoghese, ma te pare concepibile appena arrivato in Italia? Ma qua se c'è da fa un cazziatone a Sky, che ne so, oppure di parlare di una cosa delicata. Noi pensavamo che lo faceva Mourinho, ma esatto, non lo fa più. Perché un altro Mourinho a Sky, sai quanti ne avrebbe fatte? Ma sì, ma prima Mourinho era incredibile, prima Mourinho andava in sala stampa col foglietto con tutti i nomi dei giornalisti e li sputtanava uno a uno, era proprio diverso. Era. Ma non solo, gli arbitri, cioè lui era così, lui si ammazzava con tutti, cioè non ce lo scordiamo. Poi quando tu mi parli di un Maldini, tanto di cappello, Zanetti, allora sì, mi servirebbe una figura tipo Totti, però molto importante a livello calcistico, a livello caratteriale, lasciamo perdere l'istruzione, non me ne frega niente, io non so, sono una diplomata, quindi tu ce lo vedi adesso Totti a mettere la faccia là davanti, già lo vedi pronto, onestamente? Allora sì e no, nel senso ti dico di sì perché comunque da romano è uno che c'ha la risposta pronta, e ti dico un'altra cosa. Quando lui lasciava le interviste, ok, non è ne facesse tantissime, ma quando le lasciava, cioè pur non essendo un oratore come me, però andava sempre dritto al punto, ok? Non era mai banale, era sempre incisivo, però per me non serve, o comunque non solo Totti. Io Totti comunque, come dici tu, lo rimetterei all'interno dell'organico, con un ruolo magari congeniale alle sue caratteristiche, perché comunque non è un coglione, se comunque ha intravisto gente no, come Coltato, capisce il talento di determinati giocatori, quando giocava voleva sempre acquisti su acquisti, quindi ci capiva magari all'interno della rosa cosa mancava, no? No, quando subito lui, non è. Quando lui chiedeva acquisti è perché giocando vedeva ciò che lo circondava e capiva che so io, manca un esterno, manca un centrocampista, quindi è comunque una figura per me preziosa, come può essere anche un Maldini nel Milan. Però Maldini non è solo, il Milan c'ha pure Gazzidis, c'ha pure appunto Massara per la direzione sportiva, quindi per questo io ti ho fatto questa domanda e te l'ho girata, che molti ne stanno parlando, guarda quanti commenti stanno arrivando, perché forse, ecco, io ti pio una frase che dice Federico, che Mourinho ha detto che siamo piccolini, ok? Per me intende dire anche un po' quello che Conte disse all'Inter prima che gli hanno costruito una corazzata. Conte disse cose gravissime, disse in sala stampa, alla Juve questo non sarebbe accaduto, io sono solo, non c'ho la società, e guarda che Conte c'ha pure Marotta. Quindi per me serve, non lo so come la pensi, io so del parere. No, che stai a guardare?
No, stavo a vedere te perché io non vedo i commenti. Non, Ah no, non... beh, non li vedi proprio perché sono tanti, cioè io li posso Sì, pure io mettere. vedo quelli che tu clicchi. Io non l'ho mai fatta la diretta da ospite, quindi non lo so tu cosa riesci a vedere, però qua Io sono adesso tanti. vedo Coretto. All'inizio del campionato non sapevo che stavo vedendo. Cantiere chiuso, dice Ha addirittura. ragione, pienamente ragione. Sono d'accordo con Coretto. Però ragazzi, andiamoci sempre coi piedi per terra perché se poi sai com'è che funziona, mo noi che ne so, peschiamo, che ti posso dire? Ah, ok, peschiamo, che ne so, la squadra danese in quella coppa, no? Magari la eliminiamo ed ecco lì che esce fuori che stai ai quarti, di nuovo grandi stimoli, grandi motivazioni. Quindi io penso che sia corretto adesso analizzare con durezza la situazione. Però ragazzi, occhio che la stagione ancora deve finire, la Coppa veramente ci può regalare, secondo me, delle soddisfazioni Beh, non da poco. sicuramente Andrea, però è il minimo. A Nainggolan non dicevamo nulla perché dava il fritto in campo ed effettivamente è così, perché Quello l'ho detto io. comunque Nainggolan era sempre da 6 e mezzo, 7. Quando andava male. Mentre Zaniolo alle volte non la prende proprio, non riesce a imbroccare la Quindi partita. ritorniamo al discorso, per me tu puoi fare quello che vuoi fuori dal campo, nella tua vita privata, però in campo. Allora, vediamo altri commenti, così diamo spazio a tutti. A Zaniolo bisogna solo insegnare come si sta tatticamente in campo e soprattutto come si affrontano mentalmente le situazioni. Per il resto è una bestia. Perché fisicamente è possente. Ah, Zaniolo sarebbe un giocatore straordinario perché, senti, non è facile trovare, se no non proverebbero sempre, no, a persuaderlo ad andare alla Juve, no? Nel senso che, allora, uno così giovane, che prima che si rompeva la sua età era quello che aveva fatto più gol per l'età che ci aveva, uno così giovane, che corre, perché è veramente una bestia sulla fascia quando parte, ok? O C'ha nelle qualità, ripartenze, se tipo con vuoi. l'Atalanta, con l'Empoli, queste partite qua, che c'ha quel tiro. Perché non è che tira una micetta, c'ha un tiro mo molto forte, che è forte di testa. Perché qua già è capitato che lui segnasse svettando di testa su angolo. Se ci pensi, ok, questo campionario È completo se ci pensi. è una bestia veramente, è un campionario Quindi completo. ritorniamo al discorso, la mente non ci sta di nessuno sto momento. Certo. Ok, vediamo un po', metterei nello staff di Mourinho almeno due ex giocatori, ma ti ripeto, un paio di cose dirigenziali servono. Vabbè. Appendi il giocatore al muro. Qua dice, vabbè, Veretout era forte forte, già ne abbiamo parlato, Sì. vediamo un po' altri commenti così per valorizzare il contributo di tutti. Sì, Allora, anche perché io vedo solo quelli che adesso tu scorri. sì, no, vabbè, io chiaramente tanto ascoltano, poi comunque loro commentano anche tra di loro, però, allora, scusate, però con Fonseca, Mkhitaryan e Veretout facevano faville perché avevano compiti più offensivi. Come fa Mourinho a non capirlo? Quello che stavamo dicendo prima, le posizioni. Io su Veretout ho detto la mia e allo stesso tempo Alessandra ha detto che Su Mkhitaryan Mkhitaryan. quando sta più avanti è meglio perché È proprio un'altra storia. è un po' anzianotto, non ce l'ha più la corsa che parte da troppo lontano, quindi Però c'ha il gioco, lo sa fare da fermo, insomma. non abbiamo giocatori di contenimento, purtroppo è vero, tant'è vero che quando Alessandra mi ha fatto la domanda di chi è Hermediano faccio fatica a capirlo. Ah, sai che succedeva con Fonseca? Dopo che ha tenuto mezzo anno in panchina di Awarà, Fonseca l'ha fatto giocare sempre titolare nella seconda parte di stagione, quindi sebbene facesse schifo, era lui il nostro mediano. Ecco perché Veretout giocava più avanti. Allora, puntiamo alla conference, l'unica via per salvare la stagione. Poi via i mezzi giocatori che abbiamo e dentro gente che lotta per 90 minuti. Tu che ne pensi? Io penso che quello che dice Paolo, vabbè, allora la Coppa che prima tu dicevi Andrea, bisogna auspicare, no, la do dobbiamo vincere, perché se no non abbiamo fatto nulla, Lo so, nulla. ma quando una squadra non vince niente, allora io allora, sarei, allora
io sarei stato d'accordo con te al 200% se comunque la Roma negli anni precedenti non è fosse stata il deserto del Sahara, magari aveva alzato qualche coppetta, ma non c'è proprio la mentalità vincente. Quindi io Ma vedo mi sono due. stancata però, Andrea, perché siccome, vabbè, sei arrivato molto pure più avanti su altre competizioni e non hai alzato nulla, e comunque mi sono divertita qua, alla fine pure, fino alla fine, stiamo a parlare di una coppa, che tanto di cappello è sempre una coppa dove ci sono altre squadre, tu per i mezzi che hai la devi vincere, soprattutto per rispetto veramente ai tifosi, veramente, che non mollano in trasferta, che ti riempiono lo stadio, che quasi mai ti insultano, perché in questo campionato, ad oggi, su 3-4 partite li devi salvare, se no so da insultare ogni volta. È vero, e E tifosi stai che zitto e tifi. tifosi sempre presenti, in sacco d'esordi, in casa, in Okay. E trasferta. poi sono d'accordo con Paolo, tanto l'abbiamo detto fin dall'inizio, devi sputare il sangue. Per me puoi essere un giocatore. Ricordate Tommasi, Andrè, incapace, ma santissimi Dio, sputava il sangue. Poi si è pure imparato a giocare, tanto di cappello. Cioè io mi prendo veramente cinque giocatori così e sei che sanno giocare. Mi tengo quelli, ognuno però col ruolo suo. Allora, vediamo un po' alcune cose. Questo non lo so perché chiaramente stando in live con Alessandra ancora non ho visto. Dice che Mourinho ha detto qualcosa di Ronaldo alla Roma. Io non penso perché sennò stava nelle prime pagine di No, tutti i neanche giornali. io. E ci ho acceso di qua. Vediamo un po' se riusciamo a trovare qualche dichiarazione. Ma Aspetta. comunque ragazzi, vi dico la verità. Allora, vabbè, lasciamo stare che ovviamente queste cose qui sono cazzate un po' dette di Ronaldo, no? Chiaramente un giocatore, io mo faccio un discorso più generale. Un giocatore come Ronaldo, come Ibrahimovic, va bene anche a 40 anni, perché Ronaldo, ragazzi, c'ha 37 anni. Oh. Ronaldo c'ha 37 anni, ragazzi. Giocatori del genere, però, nonostante c'hanno quasi 40 anni, dice di andare a cercare sulla Roma Daily su Instagram. È Comunque, vero comunque, lo sto leggendo pure che cosa ha detto di io. Ronaldo? Il The Sun, addirittura. Vabbè, comunque io sto facendo questo discorso. Giocatori così, anche se avanti negli anni, ok? Tu li prendi solamente se decidono di fare come Mourinho. Dicono: voglio cambiare totalmente, diciamo, i miei standard. Non è che vado a prendere l'elemosina, perché comunque Mourinho è passato da 16 e passa milioni che piava, comunque sia, a 7 milioni, 7 milioni e mezzo, non è che sta prendendo proprio uno stipendio da fame, però è così. Ibrahimovic pure è sceso a 7. Sono giocatori vecchissimi che guadagnano comunque ancora tanto. Se Ronaldo accetta un discorso del genere di venire a guadagnare 7-8 milioni, ricordiamoci che praticamente Ibrahimovic, quando è arrivato nel Milan, era un Milan scandaloso, perché mo mi diranno subito: ma Ronaldo non viene a fare la conference, ma quel Milan là faceva proprio un cazzo, non stava manco in Europa. Quindi, se questi giocatori, per qualsiasi motivo decidono, dicono: c'ho quasi 40 anni, voglio fare un qualcosa di diverso, comunque devi pagare bene 7-8 milioni, ma comunque, Alessandro, Ronaldo, 7-8 milioni, tu tra No, magliette. sì, difatti comunque stavo leggendo che è la Roma, il Bayern e il PSG. Allora, io ragazzi vi posso certificare solo una cosa su Ronaldo, che non lo sopportano più al Manchester. Non lo sopporto Ronaldo. neanche io, però, eh. Ma Grande io giocatore. tra Grande l'altro, giocatore, ma ce l'ho qua. Grande io mo sto a giocatore. fare giornalista, nel senso sto riportando delle cose, ma io per me non sarebbe una soluzione prenderlo. Certo, mi dici, in una Roma che fa schifo al cazzo, che comunque non c'ha alcun equilibrio, almeno se divertimmo con Ronaldo, che te devo dire, potrei dire anche di sì. Però veramente al Manchester sono pentiti amaramente di averlo preso, ok? Sono pentiti amaramente. Scusate se non cambio sempre i commenti, ma intanto con Alessandra stiamo parlando un sacco di cose, perché sono È veramente giusto quello troppi. che dice Andrea. Daniele, scusa. Lo so, non ci È sarebbe. verissimo. Lo so, Daniele ha perfettamente ragione, ma quello che dico io è che Ronaldo, appunto, intanto facciamo cronaca, sarebbe prendibile solo alle condizioni che ho detto. È altrettanto cronaca che lo vogliono dare via al Manchester. C'è Ragnik che lo ha attaccato pubblicamente, gli ha detto addirittura che non segna. Cioè, è chiaro che quando un allenatore va ad attaccare così un giocatore importante, è evidente che c'è la volontà di darlo via. Ripeto, a Roma può più solamente in queste condizioni.
Io continuo a pensare che Ronaldo quando va via da là va in una cosa tipo Los Angeles, Dubai, una cosa del genere. Oh, però le vie del Signore sono infinite, c'è un Mourinho che comunque va tutelato da Mendes. Oh, se Mendes volesse convincere Ronaldo a venire a Roma, Però d'altronde bisogna vedere pure quanto ci costa. te l'ho detto, se Ronaldo accetta una cosa da 7-8 milioni come diamo a Mourinho, ok, va bene. Ma poi Alessà ci rientreresti subito, pure io ci ho fatto bei soldi, tutti, tutti. Ecco, solo con abbonamenti, magliette, tutto quello che è Ma tu lo messo. sai che gli sponsor della Juve, quando è arrivato Ronaldo, ogni singolo sponsor ha alzato la paga del 30%. È normale che, come appunto Merchandising, dicono altri certo. commenti, è un'industria. Ma il problema di Ronaldo è semplicemente se gli va a fare una cosa del genere o no. Io però dico simpaticamente che quando giocava nel Manchester, non so perché. Però quando doveva andare a Squillo veniva a Roma, non lo so perché. Perché ce l'abbiamo più belle, evidentemente. S'affittava gli hotel di Roma, è nata pure con Ruby, quella di Berlusconi, non lo so perché. Comunque. Perché ovviamente, come si dice, le cose ne fa dentro casa, va allontanate. A me mi costa bellissimo 120 euro di maglietta. Sicuramente alzano i prezzi pure delle La magliette. voglia. E quindi basta, De Ronaldo è solamente Ma questo il discorso da sì, no, è fare. vero, comunque c'è sta notizia, il design Ma che ci dice. perché De Sun è normale che lo scrive, perché è Manchester United, ragazzi, lo confermo anche io in diretta, lo vuole dare via, quindi ripeto, bisogna vedere se lui praticamente affondare insieme a Mourinho Cristiano Ronaldo sarebbe bellissimo, cioè veramente noi siamo capaci di avere Mourinho e Ronaldo insieme e fa schifo lo stesso. Davvero, lì potremmo proprio tra abbonamenti, cioè fa di tutto noi. Bellissima, bella battuta, complimenti, Fede. Che io sappia, andava a Marocchini, ah, sei un grande. Beh, in effetti sta cosa fa ride, però ovviamente, ragazzi, cioè, se vogliamo parlare di calcio, non è una cosa calda, quindi va bene, ripeto, io ho delineato facendo cronaca le varie situazioni che si dovrebbero verificare, però ragazzi, Vabbè, Andrea, ma senti un attimo, ma no, non so la diretta ancora per quanto tempo, io poi da qui. no, dimmi tu, io mo perché sono tanti Ma tempi. novità tu? Non c'hai nulla? A parte domani le formazioni, ce l'abbiamo, poi vi saluterò dallo stadio, vi faccio vedere dove sto. Bene, bene, sì, infatti seguitela tutti, ragazzi. Alessandra, che è una grande tifosa della Roma e appunto va sempre allo stadio, quindi può dare pure un sacco di contenuti dallo Mi stadio. sa molto ignorante però, allo stadio, si vergognano tutti di me. Divento Ma un nome. sì, per così Ne poco. esce di tutto dalla bocca. Stasera mi sono contenuta. Andava a trance benissimo, allora Ma è normale, coccodrillo, che vai lontano da dove abiti, no? il Real gli ha vietato di andare in Marocco dopo gli allenamenti con jet privato. Benissimo. Va Vabbè, bene. Vista sala. pure Ronaldo non è che un santo, però alla fine Ronaldo dal punto di vista In della campo, forma, quindi non gli vuole niente in campo. no, veramente è uno che si allena pure di notte, nel senso che se tu senti parlare tanti ex giocatori, lui dice una palla assurda sta con Ronaldo, perché torna dall'allenamento a casa, c'ha tutte cose tipo che deve fare 5 pisolini al giorno, allenarsi 800 volte, una rottura dei coglioni. Pensa che coglioni averlo vicino, ce Subito l'ho te pure vogliono vicino. seguire. Ti dicono come ti chiami sui social, l'ho taggata nelle storie di Instagram, quindi se andate lì la trovate facilmente. Comunque, Alessandra Grazie Amadio. Daniele. Va Alessandra bene. Amadio, perfetto. Beh, ma ragazzi, io ci sto pure per questo, mica vi devo portare solo ex giocatori o cose così, io voglio far conoscere pure nuove persone che io comunque nel mio percorso social ho conosciuto. Alessandra è valida da tempo, volevo farci qualcosa inteso sportivo. E quindi, Anche perché dire così davanti a tutti, Andrea. no, no, ci mancherebbe, quindi va bene. La questione stadio, tu come la vedi? Qua parliamo proprio da romani che conosciamo tutte le Io, cose. la questione stadio, stadio nuovo, stadio È vecchio? ovvio, tutte le magagne Io che c'è. sono una sentimentalista, va bene lo stadio nuovo, serve, perché veramente lo stadio, basta andare a vedere, insomma lo sappiamo, Barcellona, lo stadio è importante a livello di merchandising economico. Però io sono sempre la nostalgica, io serve per i soldi, però a me sto olimpico, io mi ricordo pure quello senza copertura, che ne so, ce l'ho nel cuore, però serve,
Serve, mi auguro che l'Olimpico. venga fatto, soprattutto perché non voglio giocare dove gioca la Lazio. Ah, ecco, quello sì, toccherebbe sanificare lo stadio. Cioè, regà, io verrò pure spostata al derby perché io sono in Tribuna Tevere, è il lato un po' più nord, quindi io al derby verrò spostata. E mica è corretta sta roba qua. Ma meno male che mi spostano, se no ce l'ho attaccati, ma stiamo a scherzando, no Andrea? Va benissimo, spostatemi di là. Non ci voglio stare vicino a loro. Ecco perché lo stadio va fatto. Va fatto, no, a parte scherzi, va fatto perché a livello economico c'è un Esatto, turno esatto. favoloso. Ma comunque io ti dico una cosa, appunto il problema d'Olimpico è che è del CONI, perché se no pure io tutta la vita, proprio a livello romantico, sentimentale, Sì, qua Madonnina là sopra, però serve. No, no, scherzi a parte. mi dicono che porto persone serie e competenti, vedi, sì, è competente. Grazie, grazie del complimento. Seria perché sono educata. Se bazzichi lo stadio, Daniele, mi vedi urlarmi, mi vedi mandare a fanculo arbitri, giocatori, ed è tutto. Il derby al compleanno tuo, quindi speriamo veramente. Mi è capitato a me di andare al compleanno al derby, ne è finita benissimo. Quindi ti auguro altre fortune. Anche io te li auguro. Pensa, io invece sono stata brutti, ancora ce l'ho nel ricordo. Abbiamo vinto 2-0 con la Roma, ma non tutti lo ricorderanno. Vedo tanti piccoli. E un Roma-Juve, 1º maggio, che morì addirittura Senna. E all'Olimpico Totti fece un gol spaventoso. Come Perché sempre, io guarda. sono nata il 1º maggio e quindi me lo stavo festeggiando allo stadio con, vabbè, purtroppo l'incidente di Senna, insomma. Quindi, Fede, te li faremo dopo gli auguri, perché prima non si fanno e speriamo che No, la Roma ti fa un grandissimo regalo. no. Ci Infatti. fa un regalo. Senti, dai, facciamo giustamente, dai, andiamo a chiudere questa diretta che è quasi un'ora e Sì. mezza. Che poi comunque durano quasi sempre così, se in futuro vorrai ritornare, perché come vedi, se i commenti sono tanti, se crea il dibattito, insomma, io mica ho potuto leggerli tutti o condividerli tutti, capito? Però si cerca di coinvolgere le persone. Andiamo a bomba, ma intanto si gioca finalmente, no? Tanto poi il campo alla fine elimina sempre le chiacchiere. Bravo. Pronostico no, però che cosa ti aspetti da sto Roma Verona? Veramente, ma vuoi proprio il risultato? Ce lo giochiamo. Oh, se te la senti, se tu sei bravo pure nei Sai che io scommessi, gioco però pure sta malattia, no? dicono che chi scommette non scommette mai la sua squadra, Mio padre mi ha sempre punito per questa cosa, mi ha detto non ti perché la annunci a tua parlare mai. squadra c'hai sempre quella poca lucidità comunque sia. Difatti io non la gioco, l'insegnamento di mio padre, gioco le altre, però ti dico, domani è 3-0 per la Roma. Questa fa ride, ma aspetto di sicuro il gol dei Caprari, ci segna sempre. Ci segna sempre Caprari, sempre. È praticamente E Natasha. allora siamo 3-1, però io sono convinta che la Roma domani ne fa 3. Sai che Quindi per me dopo è un tutto. 3-0. Sai che dopo Quasi tutto. segna Caprari, Fede, è 3-1. Sai che forse dopo tutta sta merda è arrivato il momento magari di quelle mattate che le chiamo io di quest'anno, i 4 gol all'Empoli, i 4 gol all'Atalanta. Ogni tanto ci abbiamo sto guizzo. Però Alessandro, io ti do di la verità. Se non c'è Zaniolo, il povero Felix è un bravissimo ragazzo, No, a corre, si me quel impegna. ragazzino mi piace. Io chiamo ragazzino, quello è ragazzino, quello va a 200 all'ora. Che Dio l'ascolti, Alessandro. Ma io mi auguro che ce lo giochiamo, ve lo giocate perché io la Roma non me la gioco e che piate tutti la giocata. Se non vinciamo domani diventa dura. Poi vediamo qua che dicono. 1-0 per noi con gode pelle, questo ci vuole far morire. Vuole 1-1-0 con un rigore parato, praticamente vuole Cioè, la. Fede, mi vuoi far venire infarto domani allo stadio tu a me? Guarda che se non ritorna qua in diretta è colpa Io tua, sono morta perché domani. se va a finire così sei tu che l'hai condannata a morte, diciamo. Non so che aspettarmi. Allora, io mi auspico la mattata. Mi auspico che sta Roma, come ogni tanto si sveglia, si è svegliata, mi aspetto magari una bella vittoria, perché anche l'altro anno il Verona assumo tutte le colpe, dice. Pure lo scorso anno il Verona arrivò qui molto col petto in fuori, che se la credeva molto perché stava andando benissimo il Verona, è arrivato Ma qua noi all'Olimpico. E però abbiamo vinto bene.
Abbiamo vinto tipo 2 o 3-0, non mi... o 3-1, come hai detto tu Mi sembra prima. 3 a 1. 3-1, perché un golletto l'hanno fatto, penso. Quindi speriamo bene, dai. Però allora ti stuzzico su un'ultima cosa prima di staccare, dato che comunque tu giochi, no? Giocavo. Ti chiedono sta cosa, se per andare allo stadio serve ancora il tampone per i vaccinati. Non penso, basta il No, Green no, Pass. no, no, il Green Pass, basta. Allora, tu non me la giochi a Roma, benissimo, perché non me giochi le altre partite? Allora, vediamo un po' il La sera che c'è calendario. la Juve? Sì, mo te l'hai detto io, così tu puoi tranquillamente, lo sto aprire il link. Allora, io te le dico e tu mi dici il pronostico secco, il risultato esatto mi sembra eccessivo, però... No, vai. Allora, intanto Juve-Torino, vince la Juve 1-0 con la... Pareggio. Ah, pareggio addirittura? Mix. Perché sai come vanno i Juve-Torino? Il Torino magari va Lo sempre... segno pure perché. Allora, tu segna infatti. Segniamo che poi lo metto nel gruppo Telegram. X, Torino Juve. Allora, di solito il derby funziona così. Grande Torino, magari va pure sopra, e poi al 94esimo vince sempre la Juve. E tu dici X però. X. Ok, X. Sampdoria-Empoli. Senti, io ti dico l'uno, però io ho anche un over 2,5 qua. Dovete più appunti, eh. Sentite, è stata grandi pronostici, eh. Capito? Sì, quindi prendete carta e penna. Allora, vediamo un po' che altro c'è. Vabbè, Roma-Verona no, Salernitana-Milan, vabbè, dai. Gol e over a 2,5. Vedete, perché lei poi è brava, nel senso, quando vede che magari il 2 ne è dato un cazzo, no? Perché Salernitana-Milan 2, che vuoi che te danno? Te tira fuori dal cilindro questi pronostici. Con gol, over, quindi Beh, veramente capito che pure con 2-3 euro devi prendere, poi o l'hai buttato o devi prendere. esatto. Ok, Fiorentina-Atalanta molto particolare. È Se una stanno in contatto, partitaccia questa. Pensa che questa per me è la classica partita che purebbe ludopatica. no, ce prende ragazzi, ce prende. Attenzione. Allora, questa partita, a dispetto anche del Paris dell'altra sera, che ti aspetti tantissimi gol, io me l'aspetto 0-0 1-1. Quindi io giocherei un under 2,5. Sai perché? Perché praticamente, visto e considerato che quando si incontrano è vero, ultimamente sempre 3-2, cose così, forse Alessandra Tipster ti dicono. No, ma infatti io gli devo trovare un ruolo, oltre che sta de calcio, io gli dovrei far fare una rubrica dove lei dà le cose per gli scommettitori. Mo vediamo, ce lavoriamo su tra storie Instagram, gruppo Telegram, vediamo un attimo. Comunque sai che è molto azzardata questa cosa che dici. Lo so che è azzardata, però ci può stare perché tu pensa un attimo anche le loro posizioni in classifica. E quindi, capito, è scomodo ad entrambi il pareggio. Quindi, però, con l'under a 2,5 o un 0-1 1-0, non ce ne frega niente, l'abbiamo presa. Noi dobbiamo vincere i soldi poi alla fine. Giusto. Venezia Genova, partita molto pericolosa pure questa. Guarda, questa non la giocherei io. Pensate quanto, vedi. Perché se no metterei il 2 del Genoa, sappilo. Allora, Inter Sassuolo. L'abbiamo visto il Sassuolo. Abbiamo visto l'Inter l'altra sera, di volerti la verità, meritava l'Inter, non meritava di perdere. Ma i giocatori Sarà sono tutti. E stanco? Senti, gol. ti dirò un'altra cosa. Non solo l'Inter è stanco, ma il Sassuolo ha fatto riposare un sacco di giorni Bravo. Scamacca e Raspadori perché erano Quindi, squalificati, no? pensa bene, legge ne scrive gol. Dice 1-1 qualcuno in chat, vabbè, vediamo un po'. Udinese-Lazio, un bell'uno secco proprio, no, non lo so, dai, non lo so. No, over a due. All'andata è finita 4 pari, mi pare. Difatti ti stavo dicendo over 2,5. Perché sono due squadre che comunque segnano, però in difesa fanno veramente schifo. Quindi li prendono anche, capito? Cagliari-Napoli, occhio pure a sta partita. Cagliari-Napoli per me è un 2-3. Comunque vince il Napoli, ok. Bologna-Spezia per chiudere, è un'altra partita un po' complicata, secondo me. Bologna, anche se so quella partita che non giocherei mai, però Allora, Bologna.
L'Udinese non vince in casa con la Lazio dal 2015. Ma spesso pareggiano però, A noi ci servono i gol poi, Fede. Tre gol, chi fa e fa. Ovviamente giocate 2-3 euro perché se perdete, cioè, non è colpa mia. No, anche vengono a cercare a casa. Di solito no, ti cercano per cose più buttate troppi soldi. No, vabbè, mi sembra una giornata molto particolare. Tanto più si andrà avanti col campionato e più saranno... Udinese Lazio giocherei due, poi se perdo sono felice lo stesso. È ovvio, Daniele. Non è male questa. E vabbè, è una giornata un po' particolare che secondo me se la Roma ne sa trarre, sai perché te parlo così? Proprio perché c'è Fiorentina-Atalanta che comunque... Mica solo quello, a Fiorentina c'è il sta... Juve, c'è il Napoli che va a Cagliari. A Fiorentina però sta sotto di noi, mentre Atalanta sta sopra. E però sono due squadre che ancora non ci hanno dato una pista, cioè stanno lì. Quindi veramente battendo il Verona secondo me potremmo trarne ottime cose. E vabbè, adesso allora nulla, ti ringrazio per aver partecipato. Ti ringrazio a te, Andrea, va bene. Ci siamo comunque divertiti, come ti ho detto. Perché ci divertiamo, ringrazio veramente a tutti i ragazzi, anche se non li conosco a loro, ma mi fa piacere. Oggi sono stata molto tranquilla, caruccia. È vero, non me l'aspettavo, no, scherzo. No. Perché è la prima volta. No, però sono educata. E poi, tra l'altro, mi piace proprio interagire con le persone, perché non tutti la dobbiamo vedere uguale, però con rispetto, poi se il vaffanculo quando c'è e va benissimo. Perfetto, vabbè dai, noi poi ci aggiorniamo, comunque Alessandra partecipa spesso pure ai post che scrivo, quindi veramente la trovate, e quando si tratta di Roma lei sicuramente è grande. Alessà, se becchiamo in Tevere insulta l'arbitri, può essere anche. Bella Fede, va benissimo, va benissimo. Può essere anche, quindi ragazzi spero appunto che la live vi sia piaciuta e poi ci aggiorniamo. Grazie, grazie a tutti, un bacio. Ciao Andrea, ciao, grazie a tutti, ciao.